diciamo, quella cosa che viene chiamata, come dire, come si può dire, che viene chiamata resilienza e che viene chiamata assertività. Se noi siamo assertivi e se noi siamo, diciamo, salutiamo anche Paola, se noi siamo forti, riusciamo a gestire al meglio la situazione. Questo è il concetto fondamentale. Perché altrimenti tendi a cadere nella trappola, no? Ecco, vi voglio spiegare questa cosa, no? Come fanno le donne a cadere nella trappola di relazioni tossiche? Allora, il seduttore o chi ha un atteggiamento seduttivo, e quindi vi voglio svelare alcuni trucchi, ma che valgono anche per gli uomini comunque, cioè possono essere anche utili per gli uomini, no? I segnali di allarme che ha a che fare con un seduttore, con una persona che sa sedurre, con una persona che però non ti darà quello che tu vorrai, quali sono? Beh, ad esempio, il fatto che tu inizi a pensare è troppo bello per essere vero. Carampana! Se un uomo ti sembra perfetto, è probabile che stia nascondendo qualcosa. Quello che ti sembra perfetto, perché qui ci cascano proprio, voi ci cascate come pere cotte, no? Perché dire è troppo bello per essere vero, sembra un uomo perfetto. Se sembra perfetto, è probabile che ti nasconda qualcosa. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella che non costa niente. Vedo solo 40 like su, mettete un like che non costa niente, serve a far girare il video su YouTube. E tra l'altro, se volete abbonarvi al canale, vi ricordo che su questo canale faccio le lezioni. E le lezioni sono al lunedì e al giovedì con l'abbonamento base. Inoltre vi ricordo, vi rinnovo l'appuntamento totalmente gratuito per questa sera alle 21. Questa sera alle 21, che sarà una cosa molto molto importante. Questa sera alle 21 ci sarà la nostra Venus, sensitiva, tarologa e anche esoterista, che attraverso le sue pratiche magiche vi spiegherà come avere la grazia dai santi, quindi come usare la grazia dai santi per ottenere i vostri risultati. Quindi mi raccomando, vi aspetto tutti alle 21 sul canale perché c'è la grande Venus che ci spiegherà come avere la grazia dai santi. E poi, quindi, quando dite è troppo bello per essere vero, siete già fregati. Poi, quando dite è troppo brava a fare complimenti, se i complimenti sono eccessivi, è un segno che sta cercando di manipolarti. Se è troppo misterioso, significa che ti sta nascondendo qualcosa. Se è troppo insistente, significa che te lo vuole sbattere dentro, punto e basta. Se è troppo possessivo, significa che è manipolatore. Se è troppo geloso, significa che è manipolatore. Quindi attenzione: se è troppo bello per essere vero, se sembra un uomo perfetto, ti nasconde qualcosa. Se ti fa troppi complimenti, ti vuole perculare. Se è troppo misterioso ti sta nascondendo qualcosa, se è troppo insistente ti vuole trombare e basta, se è troppo geloso e possessivo è manipolativo. Quindi questi cinque segnali sono cinque segnali fondamentali. Devi imparare a riconoscere questi cinque segnali. È molto importante. Ovviamente, diciamo la verità, che non tutte le persone poi che dimostrano magari questi segnali, però devi fare attenzione anche un po', ai tuoi sentimenti, no? Non devi essere bisognosa, devi concentrarti su te stessa, non devi avere fretta. Perché se hai fretta, ma il problema non è che vogliono tenere due piedi in una scarpa, no? Perché poi ci sono le malgascione che dicono: ah, che stronzi! Vogliono tenere due piedi in una scarpa. Non è questo il problema, è che tu fai la seconda scarpa. Il problema è che tu, non è che sono stronzi loro. Ecco, dovete cambiare. Non è che è stronzo chi vuole tenere i piedi in due scarpe, è cretina chi fa da seconda scarpa. È cretina chi fa da seconda scarpa. E questo è il concetto. Non è lo stronzo chi vuole tenere i piedi in due scarpe. Se tu fai da seconda scarpa, sei una cretina. Quindi, però devi fare attenzione ai tuoi sentimenti.